Bentrovati con l'informazione di TG Melito. Cominciamo subito con le notizie in primo piano e siamo a Reggio Calabria perché è iniziata ufficialmente l'avventura del neo sindaco Giuseppe Falcomatà al governo della città di Reggio Calabria. Il primo cittadino è stato proclamato nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, una cerimonia breve iniziata in anticipo rispetto all'orario previsto e conclusa nel giro di pochi minuti, segno, come spiega lo stesso sindaco, della volontà di arrivare in anticipo anche sui temi caldi della città. Fari puntati quindi, come era prevedibile, sulla squadra di governo che il sindaco metterà in campo per la guida di Palazzo San Giorgio ed è lui stesso al termine della breve consegna, la breve cerimonia di proclamazione, quindi la consegna delle chiavi di Palazzo San Giorgio, a dare le prime anticipazioni. Bene, gli assessori saranno in totale 9, 6 interni e 3 esterni, complessivamente saranno 4 le donne coinvolte, quella eletta e 3 esterne, tutte di Reggio Calabria. Ma ascoltiamo le parole del sindaco Falcomatà. Già un bel segnale positivo, iniziare in anticipo rispetto all'orario in cui era prevista la proclamazione ci fa ben sperare su quanto vogliamo arrivare in anticipo anche sui temi scottanti della città, e per fare questo è chiaro che bisogna osservare dei passaggi essenziali come la formazione della giunta che speriamo di poter chiudere davvero nel giro di poche ore, una giunta che avrà la partecipazione di 4 donne su 9, 3 delle quali saranno esterne alla luce del fatto che la rappresentanza in consiglio comunale delle donne è soltanto. Ecco, ma da questo punto di vista, quanta parte della squadra di Giuseppe Falcomatà era già nella mente del candidato sindaco e quanta invece deve essere effettivamente composta adesso? Ma la squadra non riguarda soltanto la giunta, attenzione, governare una città che si è presa a diventare città metropolitana significa doversi circondare in tutti gli ambiti dell'amministrazione di persone intanto capaci e poi soprattutto anche fidate, oneste e trasparenti per quel che riguarda l'agire amministrativo. La squadra della giunta si è composta pian piano e, come abbiamo detto anche in campagna elettorale, avrà riguardo e rispetto della geografia e della rappresentanza politica all'interno del Consiglio Comunale e poi naturalmente avrà 3 rappresentanze esterne che saranno 3 donne. Ecco, che consiglio è questo? Che consiglio comunale è questo appena eletto? Ma un consiglio che si rinnova e per alcune persone è un rinnovamento al sapore antico. Abbiamo alcuni consiglieri comunali che ritornano a Palazzo San Giorgio dopo qualche anno, abbiamo invece dei neoeletti alla loro prima esperienza amministrativa, tra questi ci sono persone valide, tutti tra questi sono persone valide e capaci che, diciamo, hanno una loro professione, un loro lavoro e hanno delle loro capacità che, non ho dubbi su questo, metteranno al servizio della città, del Consiglio Comunale, onoreranno la fiducia che tanti cittadini hanno dato loro. E sempre a proposito del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, beh, non è ancora nulla di certo, non è certa la sua composizione, tant'è che il candidato sindaco Paolo Ferrara, di una delle liste in opposizione ovviamente a Giuseppe Falcomatà e che non fa parte della coalizione di centrodestra guidata da D'Attola, esattamente come tutti gli altri candidati, ma lui nello specifico, potrebbe rientrare nel Consiglio Comunale di Reggio Calabria. E infatti Ferrara ha raccolto consensi personali di poco superiori al 3%, che è la soglia di sbarramento minima per poter entrare in consiglio comunale, ma la sua lista non ha sfondato questo 3%, e quindi i dati si riferiscono, il conteggio dei consiglieri comunali si riferisce ai voti percepiti dalle liste. Ma il TAR cosa dice? Il TAR, con una sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato, in esito analoga a questa questione riguardante le elezioni del Consiglio Comunale di La Spezia, dice che il dato andrebbe conteggiato sulle preferenze personali del candidato sindaco, che evidentemente si è giovato di qualche voto disgiunto, e così a quanto pare in questo caso Paolo Ferrara dovrebbe essere parte del Consiglio Comunale, prenderebbe il posto dell'ultima eletta di Forza Italia, guarda caso proprio una donna, quindi un Consiglio Comunale che diventa ancor più al maschile, e quindi sostituirebbe la forzista Mary Caracciolo. Rimaniamo a Reggio Calabria adesso, ma cambiamo decisamente argomento, perché la Marina Militare nel corso della notte ha soccorso un barcone in avaria con a bordo 250 immigrati nel canale di Sicilia. Il natante si dirige verso il porto di Reggio Calabria dove saranno sbarcati i profughi. Nel gruppo ci sono 42 donne e 51 minori, soccorsi anche 3 gommoni
con a bordo 317 immigrati. La nave San Giorgio ha assistito due dei natanti, imbarcando 215 persone, i restanti 102 profughi invece sono stati prelevati dalla nave Vega, e quindi continua l'operazione Frontex nel Mar Mediterraneo. Un'errata lettura di una tabella dell'allegato infrastrutturale del DEF ha indotto ad ipotizzare un rifinanziamento del ponte sullo stretto di Messina. Così il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti smentisce che ci sia un rifinanziamento dell'opera. La precisazione arriva dopo un'interrogazione parlamentare di Sinistra, Ecologia e Libertà di SEL. Per intenderci, il termine reimpieghi indica, questo asserisce il ministero competente, non lo stanziamento di risorse ad un'opera, ma l'indicazione storica di risorse revocate, non utilizzate né utilizzabili. Prosegue la nota, che aggiunge a riprova che il ponte sullo stretto di Messina, non sono state assegnate nuove risorse, basta andare a consultare la tabella 2 dell'allegato infrastrutture e stato dell'arte degli avanzamenti del programma di infrastrutture strategiche, dove alla voce ponte sullo stretto di Messina non risultano ulteriori stanziamenti. E adesso parliamo sempre di trasporti, ma in maniera differente, perché l'Osservatorio per la sicurezza stradale della strada statale 106, nato il 15 aprile scorso, dove sono parti integranti l'Associazione Culturale Amici di Raffaele Caserta e Codici, Centro per i diritti del cittadino, è sempre più attento e vigile alle problematiche presenti in questa arteria stradale, che tristemente viene definita come la strada della morte. Lo stesso osservatorio non ha smesso di monitorare con filmati, foto e non solo, i vari tratti in cui le criticità emerse sono molteplici e spesso causa di gravi incidenti stradali, spesso mortali, senza dimenticare coloro che subiscono a causa di questi incidenti menomazioni per il resto della propria vita. Come afferma il presidente dell'Associazione Amici di Raffaele Caserta, Gaetano Pace, le segnalazioni dei cittadini, oltre a quelli degli occhi attenti dei componenti dell'osservatorio, ha fatto sì che si è ritenuto indispensabile far conoscere tutto ciò agli enti preposti ed in primis al signor prefetto di Reggio Calabria, a cui sono state inviate due missive contenenti un'analisi approfondita dei problemi presenti in questo tratto della nostra Calabria, il tratto appunto della strada statale 106. Oltre ad elencare nei minimi particolari le criticità ed i punti in cui sono presenti, è stato chiesto un incontro con lo stesso prefetto, dove poter mettere sul tavolo e discutere di persona di ciò che occorre fare al più presto per evitare altre perdite umane sulla ormai vituperata strada della morte, la statale 106, come dicevamo. Restiamo in attesa, scrive Gaetano Pace, di molto speranzosi di questo incontro con il prefetto di Reggio Calabria, e sarà nostro impegno, quello dell'Associazione Amici di Raffaele Caserta e di Codici, Centro per i diritti del cittadino, far conoscere a tutti i cittadini che hanno segnalato le varie criticità e a tutti coloro che percorrono giornalmente la strada statale 106 le risposte degli enti preposti alla messa in sicurezza della strada in parola. E ci spostiamo adesso a San Luca, perché i carabinieri della locale stazione, insieme a quelli dello squadrone eliportato cacciatori d'Aspromonte di stanza a Vibo Valentia, hanno arrestato due uomini rispettivamente di 38 e 33 anni, pakistani, regolari sul territorio nazionale per coltivazione e produzione di canapa indiana. I due sono stati sorpresi mentre erano intenti a raccogliere le ultime 10 piante di una coltivazione di cannabis indica, alte oltre 3 metri, coltivata in una piazzola ricavata in un terreno situato in località Lentile, la cui proprietaria del fondo, una donna del posto, è stata denunciata in stato di libertà per concorso nello stesso reato. Durante un sopralluogo è stato rinvenuto sempre nella stessa piazzola un sacco in plastica contenente 8,4 kg di marijuana già estirpata e pronta per essere essiccata e successivamente quindi immessa sul mercato. I due sono stati posti agli arresti domiciliari e quindi si aspetta il proseguimento delle indagini dei carabinieri di San Luca. E adesso passiamo allo sport e al calcio in particolare, perché il Cosenza supera ai rigori per 4-2 la Regina nel derby di Coppa Italia. Il rossoblù con De Angelis in panchina in attesa dell'esordio di mister Rosselli
Roselli, scusate, passano solo ai calci di rigore. Squadra rossoblu che si schiera con un 4-4-2 puro con Mosciaro in attacco sostenuto da Calderini. La regina invece lancia il giovanissimo portiere Giulio Cetrangolo, migliore in campo, classe 1997, quindi giovanissimo, praticamente ancora neanche maggiorenne, ed alcuni titolari come Viola e Armellino. Gara noiosa almeno nel primo tempo con i lupi che spaventano gli Amaranto con un calcio piazzato di Criaco, ben parato da Cetrangolo. Nella ripresa ancora Cosenza pericoloso, Mosciaro e Tortolano ci provano ma trovano ancora attento il giovane estremo difensore Amaranto. Nei supplementari la regina e il Cosenza scelgono di non farsi male e arrivano ai rigori senza grandi azioni offensive. Dal dischetto sbagliano Tortolano, para Cetrangolo e Rizzo e para Ravaglia. Il portiere passa anche il penalty calciato da Di Lorenzo ed il Cosenza passa grazie al tiro decisivo di Corsi. E con questa notizia di sport, e quindi l'ennesima debacle della regina, noi chiudiamo il nostro telegiornale, quindi questa edizione del TG Melito. Noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito e vi ricordiamo che tutta la nostra programmazione è disponibile on demand, online, sul nostro canale YouTube in forma gratuita ed anche sulla nostra pagina Facebook che vi invito a seguire. Grazie per averci seguito e per averci preferito. Un buon proseguimento di giornata.